ti posso abbracciare, ma considerati abbracciatissima. Abbracciatissima, naturalmente, anch'io, con tanto affetto. E anche con quella fifa giusta. Perché quando ti incontro io, ragazzi, mi imbarazzo. No, no, ma ci dai, si imbarazza di fronte a chi si stima particolarmente, si riconosce, ecco, insomma. Sono come orgogliosa maestro, della tua stima, lusingata, ma non imbarazzata, dai, siamo amiche. Un po' sì, eh. Ne parliamo alla fine della puntata. Dai, dai, dai. Allora, cara Mindy, ti abbiamo fatto entrare sulle note di questa canzone, Unstoppable, perché insomma alla fine si parla di corazze che alle volte si mettono per difenderci dagli altri, alle volte invece ci servono perché fanno uscire anche la parte migliore di noi, no? Nel tuo caso la corazza serve ad attutire i colpi o a rispondere meglio alle responsabilità? Allora, il discorso della corazza è un discorso lungo perché, io l'ho detto tante volte, io nasco bambina timida. Una bambina timida per farsi strada ha bisogno di farsi una corazza, no? E quindi ti crei una specie di, come dire, involucro protettivo che all'inizio ti difende e poi pian piano diventa invece la tua seconda pelle, nel senso che tu assumi dei comportamenti che ti aiutano a far meglio quello che stai facendo. Poi mi ha aiutato tanto questo lavoro, perché se avessi fatto l'architetto, il magistrato, insomma quelli che erano i mestieri che, e le professioni che i miei mi volevano far fare, e io poi ho studiato proprio per fare l'architetto, anche se poi non l'ho fatto, no? Forse sarei rimasta timida. Invece poi questo lavoro mi ha costretto ad uscire fuori dalla mia pelle, a crearmi dei comportamenti tali per cui la timidezza via 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 e vai con quello che tu sei dentro in fondo, perché anche dietro a ogni timido c'è invece una persona audace, solo che ci sono modi diversi di esprimerlo. Il timido difficilmente urla, sbraita, spacca, uccide, squarta, no? Però arriva pian pianino. Con costanza, determinazione, sì, raggiungendo tutti gli obiettivi. E no, tutti no, adesso invece, no. Perché ho le qualcuno, prove. Dai, nel senso che veramente la cosa che a noi piace sottolineare oggi pomeriggio è che tu in queste edizioni di Ballando, ma anche in altri programmi, ma Ballando in modo particolare, in un contesto gioioso, allegro, felice, sei riuscita a toccare tutti i temi che sono temi caldi a livello sociale. Allora iniziamo con questo filmato. Io sono nata adulta e qui a Ballando mi sono trovata improvvisamente bambina. Per me! Un'affinità non solo elettiva, però un'affinità anche di corpo. Una donna che va in televisione e dice meglio fascisti che permetta, dai, ma dai. Capisce? È una cosa grave secondo me. Noi stavamo facendo un dibattito politico perché all'epoca Vladimir Ussuria faceva politica. Questa cosa non andava detta. Oh. Quindi sicuramente è stato sia da parte di Vladimir sia certamente da parte mia delle frasi completamente sbagliate e fuori luogo. Questi sono soltanto alcuni esempi. Sì, eh? Cioè, Ballando è un, come posso dire, è un lungo nastro di tante storie di vita. Allora succede che nella vita, no, quando tu esci, vai nei luoghi, incontri persone di vario genere. Io mi sono resa conto che molto spesso la nostra paura nell'avvicinarci a determinate persone, nell'affrontare i problemi, nell'affrontare il cambiamento, nasce dal fatto che in realtà non li conosciamo. Allora, come esseri umani, noi che facciamo? Ci rinchiudiamo nella nostra comfort zone, no? Nella scatolina comoda di quello che già sappiamo, mettiamo le nostre etichettine alle persone che stanno intorno e da lì navighiamo tranquilli.
La nostra idea ballando è quella semplicemente di vivere insieme a delle persone che portino delle storie anche particolari, proprio perché quando poi ci stai spalla a spalla tutti i giorni, vai sul palco, balli, parli con la giuria, viene fuori quella che è l'unica verità, che siamo tutti esseri umani, tutti quanti con le nostre debolezze, forze, problemi, no? Allora, Vittoria che nasce Giuseppe, no? Lea che nasce Leandro, cioè sono storie che possono sembrare estreme e lo sono perché sono percorsi veramente difficili e dolorosi che per fortuna nel caso delle due persone che io ho invitato a ballando si sono concluse felicemente. Risolte bene. Ma sono stati per esempio il, come posso dire, il paradigma di un altro problema ancora più grosso, di quanto sia complicato per le famiglie, certo, accompagnare ragazzi che abbiano dei problemi, ma non solo questi problemi, no, che di vario tutti genere, i problemi, tutti perché tanto sai, i ragazzi tutti hanno un problema, a un certo punto diventano adolescenti e quello è un problema l'inizio per della tutte crisi. Le famiglie, l'inizio della crisi. A quel punto cosa fanno i genitori? O ascoltano, accompagnano, capiscono, senza rinunciare al fatto di magari essere anche duri in certi momenti, oppure si mette in una posizione difensiva di certo, contrapposizione, certo, e lì è un guaio. Questo voleva essere un po' il racconto che noi abbiamo fatto. Questo però vi ha anche in qualche modo costretto a cambiare un po' le regole, a rivedere le regole. Questo è molto bello perché vuol dire che è uno show che continuamente si interroga sul cambiamento, sì, che c'è fuori e sì, quindi risponde a questo cambiamento. Quando tu per esempio hai deciso di far ballare Giovanni Ciacci con Todaro, avete sì, creato la prima coppia di uomini, avete sollevato un bel polverone. Questo è uno dei tanti titoli che abbiamo preso, Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci ballerà con un uomo, polemiche bufera sul web. È vero. Ecco, tu rispetto a questo tipo di bufera, bah, a questi attacchi che raccolgono un po' anche una vox populi, sì, diciamo di un livello piuttosto basso, ma comunque tu come ti poni? Ma allora io ero convinta proprio di quello che stavamo facendo in quel momento, perché già esisteva nel mondo del ballo la possibilità di gareggiare con una coppia, formando una coppia dello stesso sesso. Ho detto perché una realtà che già esiste tu non la puoi portare in televisione, perché te ne devi vergognare, perché la devi nascondere, cioè cosa c'è di strano in una coppia di questo genere quando si parla di arte, perché noi stiamo facendo danza, quindi stiamo facendo un'espressione artistica bellissima. E quindi io non mi sono preoccupata, cioè ero sicura che non sarei stata approvata da tutti, però la mia intenzione era quella di dimostrare con i fatti che il risultato era un risultato artistico. Poi c'è a chi è piaciuto e a chi non è piaciuto anche dopo averlo visto, no? Perché ognuno ha il diritto alle proprie opinioni. Però io credo che quello che è andato in onda lì in quel momento è stato qualcosa di interessante, sicuramente di interessante. Per tutto quello che hai detto e per come hai contribuito a migliorare anche la sua vita, c'è qualcuno che ha qualcosa da dirti, vediamo chi è. Ciao Emily, sono qui perché abbiamo un conto in sospeso. Ti ricordi tutti gli abbracci che ci siamo sempre promessi e che ancora non ci siamo potute dare? Beh, io questi abbracci mancati ancora li ricordo. Così come ricordo tutte le nostre chiacchierate a telecamere spente. Ogni volta nei tuoi occhi quando mi guardavi c'era sempre solo amore. Quando ti ho incontrata la prima volta eri Milly Carlucci, la regina della televisione italiana, ed in poco tempo sei diventata un'amica, un modello di riferimento, una mamma. Tu stessa in più occasioni hai detto di avvertirmi come figlia, ed è come tale che mi sono sempre raccontata a te, senza filtri né paure, proprio come si fa con un genitore. Sono tante le mamme che ancora oggi mi scrivono dicendomi grazie. Grazie perché attraverso i racconti che insieme abbiamo fatto ballando hanno capito un pochino meglio chi sono le loro figlie. Ecco, questi grazie non sono soltanto i miei, ma sono anche i tuoi. Ti voglio bene. Vittoria! Grande persona, di grande coraggio, di grande sensibilità e di grande fragilità, perché poi Vittoria ci ha mostrato anche questo, sì, cioè che anche i percorsi dove tu dici ecco arriva la valchiria che si è risolta, che ha fatto, che ha lottato, lei è una grande valchiria che lotta e che ha risolto una parte dei suoi problemi e che conserva ancora tutte le fragilità che sono normali
E che noi tutti abbiamo. Che tutti noi abbiamo assolutamente. Tutti. E quindi lei è adorabile per questo, davvero adorabile. Abbiamo molte altre cose di cui parlare con Milly, quindi rimanete con noi. Dopo la pubblicità torniamo con Milly Carlucci. Siamo in compagnia di Milly Carlucci. E stiamo parlando della vera rivoluzione che sta facendo in televisione, porta in prima serata tutti i temi caldi della società e ci sta insegnando, che veramente ci sta insegnando, che non ci sono limiti, no? Di nessun tipo e di nessun genere. Quando si devono togliere le etichette, si fa. Certo. E tu l'hai fatto anche quando si trattava di affrontare i limiti fisici. Non è stato per niente un limite, né per te scegliere quei concorrenti, né per loro mettersi in gioco. Vediamo di chi si tratta. Sì. Ti prego, oh, guarda! Milly. Ogni passo io tremo, ogni passo rischio di cadere, ogni passo comunque fatica e dolore, la protesi fa male, è sempre un corpo estraneo. Ti sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. In questa trasmissione mi sento particolarmente a mio agio, proprio perché non sono state fatte differenze, non mi è mai stato fatto pesare la mia condizione. E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero, in ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere di cuore o corrotte. A parte che è il compleanno di mio papà oggi, che sta a Londra e sappiamo che in pratica è di sua salute, e devo fare un regalo per lui, perché mi ha detto deve stare in puntata senza i turbanti. Posso toglierlo? E togli il turbante! Yes! Ma vai! Eccolo qua! Happy birthday, Dad! Allora, posso dare un bacio a Caroline? Caroline, tesoro mio, baci, baci, baci. Noi ogni tanto ci sentiamo, naturalmente, durante il Rito Ballando, per tanti motivi diversi. Lei è la mia sorellina minore, le voglio un bene infinito ed è la più lucente guerriera che esista davvero. Lei proprio ha una corazza di diamanti. E ci insegna anche lei, a testa alta, cosa sì, significa sì, affrontare a testa alta, le ma ecco, quello che Caroline, che in questi anni ha affrontato insieme al pubblico, insieme a tutti quanti noi, perché non poteva nascondere, no, la sua lotta con il tumore. Quello che lei ci ha insegnato e quello che noi cerchiamo di dire sempre è che la cosa peggiore che noi possiamo fare a noi stessi è rinunciare ai nostri sogni, di qualunque genere siano, anche se sono sogni piccoli, anche se le nostre esistenze non sono eroiche, non sono di fronte alle telecamere, non sono note, ma non dobbiamo rinunciare a quello che ci illumina veramente. Questa idea io l'ho toccata con mano andando in giro per l'Italia, perché facendo anche le selezioni di gente comune, no? Ho incontrato classi di bambini autistici che ballavano, di bambini con vari tipi di tetraplegie o altri tipi di paralisi, eccetera, carrozzina o senza carrozzina. Insomma, ho trovato tante famiglie che attraverso il ballo provano a dare una, come dire, una speranza, una normalità, un momento di gioia ai loro figli. Adulti in difficoltà che hanno trovato piccole soluzioni quotidiane nel fatto di uscire di casa e andare in una scuola. Allora, io credo che per tutti quanti questa sia la chiave. Non dobbiamo rinunciare ai nostri sogni, non dobbiamo rinchiuderci in un angoletto e respiriamo, respiriamo proprio. Anche adesso, adesso questa è una prova collettiva. Assolutamente. Adesso questa è proprio una prova collettiva, perché adesso abbiamo un problema generale che ci sta mettendo nel nostro buchetto, sì, come dei ragni. Sì. E non dobbiamo fare i ragni nel buco, dobbiamo uscire. Esatto, esatto, non farci vincere dalla paura. No, dobbiamo proprio esprimere noi stessi. Sono d'accordo. A proposito, anche per questi motivi c'è qualcuno che ti vuole ringraziare. Gianni, sono molto
molto felice di poterti rivedere. Vorrei ringraziarti per avermi invitato a Ballando con le Stelle. Sono diventata più autonoma, grintosa e sono sicura di me stessa. Non sono mai sentita diversa. Sì, mi sentivo come una principessa io, ecco. Signora mia, mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia la voglia di parlare che mi ha preso. Ciao Mimì, innanzitutto voglio ringraziarti per avermi dato la possibilità di partecipare al meraviglioso programma di Ballando con le Stelle, che il mio percorso è stato importantissimo, e anche per aver dato questo esempio di integrazione e di inclusione. Quindi ti faccio un in bocca al lupo Mili per tutto quello che stai facendo, per le cose che avverranno, e ragazzi seguitela che vi conviene. Ciao Nicole, che è meravigliosa, la vedi che forza della natura. E Omei, che ha perso la vista da adulto, cioè trovandosi padre di 3 figli e in una situazione disperata, perché sai, che fai da non vedente? Però lui si è subito rimesso in gioco e ha trovato la forza di andare avanti e ha portato tutto questo entusiasmo anche da noi e ballava, guarda, che era una cosa meravigliosa. Veramente, ci si emoziona e si tifa allo stesso tempo. Sì. E si parteggia anche per quello, sì, per quell'altro. Sì, certo, certo, certo. A proposito di limiti, alle volte il giudizio o il pregiudizio che abbiamo su qualche personaggio ci fa guardare a loro sempre con un po' di sospetto, no? E qualche personaggio viene stigmatizzato in un ruolo e tante volte in quel ruolo finisce e non esce più. Invece tu non ti sei fermata neanche di fronte a questo e di fronte all'ingestibilità di alcuni personaggi hai detto: vediamo se in pista cambiano anche loro. Un esempio su tutti è Morgan in questa edizione, ma potevo citare anche Arisa, che invece ha mostrato un altro volto del suo carattere. Allora, io adoro l'incontro con gli artisti. Un artista è una persona che vive una emotività, come ti posso dire, un brivido interiore diverso, se è un artista vero, da quello di noi gente comune, che siamo molto più razionali, molto più formichine, che mettono un giorno dopo l'altro, eccetera. L'artista è un'altra cosa. Parliamo di artisti veri, pittori, cantanti, musicisti, poeti, insomma, l'arte. Quando incontri questi personaggi non li puoi rinchiudere in una gabbia di, come dire, di consuetudini timbrate dalla routine. Devi anche lasciare che possano esprimere se stessi per come sono. Poi pian piano li porti anche all'interno di un percorso, perché poi nel mio caso noi siamo in televisione, dobbiamo fare determinate cose, alla fine il sabato si va a ballare, ma vanno ascoltati, vanno abbracciati, vanno compresi nella fiammella diversa che hanno. E qualcuno si è sentito particolarmente compreso? Anche in questo caso tu hai sdoganato un tema molto importante, il male di vivere. Più volte questa concorrente ne ha parlato, nonostante, ripeto, ci si trovi in un contesto di gioia, di felicità, di allegria, televisivo, leggero ma profondo, Rosalinda Celentano si è proprio aperta con te e si è messa in gioco naturalmente anche ballando. Ha scritto una lettera, te la legge lei stessa. Ciao Milly, innanzitutto ti voglio ringraziare perché sicuramente dietro il tuo aspetto di angelo biondo ci deve essere anche un esperto di ipnosi, perché altrimenti non avresti potuto portare così tante persone diverse a fare questa esperienza di ballando. Ma soprattutto ti ringrazio perché hai guardato alla qualità. Mettendomi al fianco una professionista seria come Tina Hoffman, non ti sei fermata sui luoghi comuni, ma hai unito 2 persone per la parte artistica, e questa non è poca cosa. Ti ringrazio tanto tanto, ti mando un bacio. Ciao Milly. Ecco, Rosalinda, tu sei veramente nella mia lista degli abbracci mancati.
Perché poi quest'anno io so che lei si è tenuta in contatto con l'autrice che l'ha seguita passo passo. È venuta anche a trovarci lì al teatro, ma non poteva entrare perché con tutte le situazioni di Covid, certo, sai che c'è tutto, ci sono delle regole, entrano solo quelli del cast, eh? Sì. Quindi insomma noi eravamo in una specie di bunker. Ma tu sei un abbraccio mancato e appena c'è la possibilità noi ci dobbiamo incontrare e abbracciarci proprio per 10 minuti di seguito, perché tu sai che io ho adorato la tua creatività, ma anche la fiducia che tu mi hai dato, perché mi hai permesso di prenderti per mano e portarti su questo percorso strano che è fare un programma, un talent televisivo, no? Ma siccome talent, tu hai mostrato il tuo talento e questa è la chiave vincente, perché sei un artista. Veramente. Un'anima, un'anima rara, sì. Io credo che il talento sia veramente una fiammella nel mondo che quando la riconosci la devi veramente dire oddio, facciamo in modo che rimanga intatta, cioè proteggiamola in tutte le maniere, perché è quello che ci qualifica, quello che illumina tutti quanti noi. E questo te lo riconoscono tutti, che tu questo lo sai fare molto bene, si sentono tutti molto protetti da te, soprattutto le persone più vulnerabili. Quelle che invece arrivano sicure devono buttare giù la maschera. A un certo punto a Ballando succede questo, una vera e propria trasformazione, almeno così sembra. Solo che del tuo lato professionale, noi abbiamo dovuto chiedere anche a qualcun altro, dice queste cose di te Alberto Matano, non so se sei d'accordo. Vediamo. Ciao Francesca, ciao Milly, vi mando un grande bacio. Mi avete chiesto un segreto sulla regina del sabato sera? Ve lo svelo io. Secondo voi che cosa accade durante la pubblicità o durante una clip o un video a Ballando con le stelle? Milly, voi penserete andrà dietro le quinte a farsi ancora più bella, e invece no, Milly è lì che controlla tutto: abiti, posizioni, ingresso e uscita dei ballerini, musiche, coreografia, scena. Quindi è un grande direttore artistico, comunica a gesti, basta uno sguardo di Milly per fare capire che così non va. E poi anche una grande mamma, perché quando i concorrenti si emozionano, si commuovono, interviene lei come un pompiere, spegne tutto con il suo carisma e poi si va in scena. Meravigliosa Milly. Per quanto riguarda me è un grazie, perché il mio passaggio dalla scrivania del TG alla vita in diretta è anche un po', diciamo, una sua responsabilità. Ti mando un grande bacio e una domanda: chi ci sarà dietro la maschera? Ta-da! Ciao! Allora, qui dovrei indagare meglio, Perché indaghiamo. Ha detto due cose interessanti, Alberto. Sì. L'ultima è chi ci sarà dietro la maschera. Infatti, perché l'11 partiamo col cantante mascherato e dietro le maschere, chi lo sa? Io tra le tante persone che ho corteggiato, non mi vergogno a dirlo, c'è proprio Alberto. Certo. E io ho corteggiato anche Francesca. Sì, sì, sì. Ho corteggiato Serena Bortone, per dirgli, i personaggi di Casa Rai. Per cui dietro la maschera ci possono essere cantanti, ci possono essere personaggi dello spettacolo, mm-hmm, giornalisti, sportivi. Mm-hmm. Dovrete essere molto bravi voi a riconoscerli e quest'anno vi do qualche aiuto in più. Veramente, c'è una grossissima novità che svelo adesso qui da te appena ne possiamo parlare. Sono tutte orecchie, perché, allora, lo ripetiamo, dall'11 di febbraio, sì, terza edizione del Cantante Mascherato, in anteprima abbiamo la possibilità di vedere le maschere. Allora, andiamo a conoscere le maschere di questa terza edizione del Cantante Mascherato. Tutte nuove maschere per questa edizione del Cantante Mascherato. Vediamo la prima, Elisabetta. La Medusa, una maschera rock. Ho già detto qualcosa sul carattere... sul carattere, puntini puntini. Beh, poi la vedete, ha i tentacoli, è sexy, no? È rock. È molto rock. Attenzione, perché una maschera, le maschere vengono scelte. Questo è il drago alato, drago bianco, vestito di pelle nera come un motociclista. Forte, ma allo stesso tempo gentile. Attenzione. Allora, attenzione, le maschere vengono scelte insieme al personaggio che deve interpretare quella maschera. Certo. Quindi la maschera può essere simile al personaggio, al suo carattere, al suo modo di essere, o l'opposto, quello che non è mai riuscito ad essere nella sua vita. Perché la maschera ti offre la libertà di non essere giudicato con la tua faccia. Giusto. Tu vai, magari nella tua vita non hai mai potuto essere sexy rock, e invece qui lo puoi te essere. Lo puoi permettere.
Il pesciolino rosso, carino, che ovviamente, guarda bello, che forme, è una diva degli anni 50. Ah. Proprio molto, vedi, come le dive degli anni 50, è vestita con un grande abito da sera, grandi occhi ammaliatori. A chi potrebbero appartenere quegli occhi ammaliatori? Cominciate a ragionare sulle signore che noi conosciamo, e non dico altro, però ammaliatrice. Questo è, si chiama Sole Luna. Sole Luna perché è una maschera, diciamo, ambigua, che raccoglie in sé il maschile e il femminile. La luna e il continua sole. Continua la rivoluzione. Continua la rivoluzione, ma perché è vero, perché è così, è così. La libertà di poter essere l'uno e l'altro. L'uno e l'altro nella migliore accezione, del, prendendo il meglio dell'uno e dell'altro. E questa è la gallina Bluebell, come le Bluebell del Lido. E chi è che ride qui dietro? Qualcuno che vorrebbe entrare in quella maschera e non può, vi assicuro. Allora, gallina, gallina, vedi, sai quante volte, per esempio, le donne sono stigmatizzate con il titolo di sei una gallina? E dice la gallina è intelligente, guarda, qui è sexy. Qui è addirittura wow, una grande ammaliatrice. Per cui attenzione alle galline, perché possono dare molto filo da torcere. E questo anche è questo molto rock. Questo è cavalluccio marino. Cavalluccio marino è un altro animale misterioso, perché voi sapete che ci sono cavallucci maschi e cavallucci femmine, però poi il maschio porta le uova. Sì. E quindi fa il ruolo della, del, come dire, di gestazione, sì, che normalmente fa la donna. Sì. Quindi anche lì c'è una collaborazione, una commistione di generi. Ma la curiosità è già salita a mille. E questa è lumaca. Bella. Lumaca, anche guarda che stile, guarda che eleganza. Un signore d'altri tempi, vecchio frac. Signore d'altri tempi, signore, un Ettore Petrolini, capito? Esatto. una versione 3.0 di un grande personaggio del varietà. E questa è Aquila. Aquila è un guerriero Sioux. E anche qui sarà uomo, sarà donna, perché l'aquila... Però l'aquila vola in alto. Vola in alto. Ha una buona vista. Come no, come no. E può anche avere gli artigli, artigli molto... Artigli anche belli affilati. Ed è anche però una grande madre. L'aquila protegge le sue uova, ovviamente. Questo è il camaleonte. Bello. Quella corazza che vedi sulla tuta verde è tutta una corazza di LED che cambiano colori. Quindi il camaleonte, il nostro camaleonte, può avere tutti i colori dell'arcobaleno e quindi probabilmente è un personaggio che cambia colore. Cambia pelle spesso. Cambia pelle, c'ha tante frecce al suo arco. Questo è il pastore maremmano. La tenerezza, l'affidabilità... La forza del pastore maremmano, certo, che è il cane che protegge il gregge, ma non è un cucciolone, è un cane indipendente. È difficile essere padrone di un pastore maremmano perché non sempre ti dà retta. Avete preso appunti? No, perché sta dando un sacco di consigli e indizi. La volpe! La volpe! Bella, nobile, Pirati regale. Pirati dei Caraibi! Mi piace tantissimo. L'avventura, la voglia di evadere, di essere... sopra, sotto le righe, di andare all'attacco con la spada. E di non fermarsi. E di non fermarsi mai. Nonostante il mare possa essere anche molto, anche tempestoso, molto... certo. Ecco. E questo è pinguino. Pinguino con tutta la tenerezza di un pinguino baby, ma i pinguini sono tostissimi. Cioè, voi vedete il pinguino e pensate che sia un animaluccio tenero. Il pinguino, immaginate dove vive, nell'Antartide... Sotto zero per tutta la vita, cioè devi avere una pellaccia dura, devi essere veramente tosto, un combattente tosto per resistere. Questo per dire che i personaggi hanno un po' di l'uno e un po' dell'altro. Dietro quelle maschere avremo modo di scoprirlo a partire dall'11 di febbraio. Inizia la terza edizione del Cantante Mascherato. E anche la giuria non è da meno rispetto alle tue maschere. Certo. Hanno tutti una forte personalità. Assolutamente. Allora, ti comincio... Ne manca uno all'appello, però. Che eh? Se tu vuoi, adesso io ti dico. Abbiamo... Veramente? Veramente. Abbiamo il quarto giurato. Veramente. Abbiamo il quarto giurato. È un regalo per te. Ma quarto grazie. Ma bellissimo. Allora, abbiamo confermato Flavio Insin. Assolutamente. Ma Flavio è il più grosso esperto di maschere che esista al mondo.
al mondo. È vero, abbiamo anche le prove. Tra un attimo lo ricorderemo anche al pubblico. Secondo nome Facchinetti, è stato riconfermato Francesco, che Francesco... assolutamente, con tutto il suo ciuffo che ondeggia, sotto quel ciuffo nascono idee curiose. Caterina Balivo. Ah, lei e il suo quadernino, precisissima, con sì? tutti i suoi appunti, che studia tutta la settimana, fa ricerche e arriva col quadernetto degli appunti che sciorina in puntata. Brava, brava. Chi sarà il quarto giurato di questa nuova edizione del Cantante Mascherato, Mille Carlucci? Il quarto giurato è una giurata ed è Arisa. Quindi un bacio, Arisa, tesoro mio. Non vedo l'ora di averti in studio con noi. Davvero non vedo l'ora, perché Arisa, oltre ad essere un'artista di quelle che proprio mi fanno impazzire per la loro creatività, per la loro imprevedibilità, sì. Arisa è una persona di una curiosità e di un acume incredibili. Lei arriva lì tutta quanta carina carina e poi ti dice con una battuta, ti fa un ritratto che ti ha inchiodata come una farfallina al muro, e su questa sua caratteristica io conto proprio per cercare di stanare le nostre maschere. Vuoi un secondo scoop? Guarda, così, cioè, come così lo facciamo assolutamente, sì. Così. Il secondo scoop è questo: le nostre maschere quest'anno parleranno dal vivo davanti alla nostra giuria di investigatori. Ah. Vale a dire che noi gli altri anni, per proteggere l'identità, facevamo registrare a tutte le maschere due frasi, sì, di indizi, e loro arrivavano davanti agli investigatori e dicevano le due frasette. Sì. In realtà erano registrate. Registrate. E poi non potevano più parlare se non fare dei gesti di sì, sì, no, no, eccetera. Adesso invece loro, col loro bel microfono, rispondono alle domande. E quindi sicuramente c'è un cambiamento, il microfono serve a cambiare la voce sarà modificata, però è chiaro che quando tu parli dal vivo, certi modi di titubare, di appoggiare la voce, il modo di pronunciare le consonanti, le vocali, nonostante l'escamotage del cambiamento della voce, quelle le noti. Vedremo se